E a proposito di lavoro, oggi andiamo a conoscere un altro pezzo della Basilicata che funziona, un'azienda che coniuga sofisticate tecnologie alla voglia di scoprire nuovi orizzonti. Maria Rosa Monaco. Dal monitoraggio ambientale alle produzioni cinematografiche è il percorso della società ingegneristica che vi presentiamo oggi e che ha saputo ampliare ben oltre i confini regionali le sue attività di telerilevamento. 20 anni d'attività, 50 dipendenti tra ingegneri, geologi e informatici, sede principale a Potenza, ma diramazioni e commesse in varie parti del mondo, incluse quelle per conto dell'ONU. Sono numeri e caratteristiche della Geocart. La nostra capacità è quella di radiografare il territorio, radiografare le reti in genere, gli elettrodotti, acquedotti, ferrovie, strade, le coste. In qualche modo noi siamo in grado di individuare possibili anomalie del territorio e delle reti in genere. A disposizione delle attività di telerilevamento, apparecchiature sofisticate e una piccola flotta che comprende un aereo, 2 elicotteri e 10 di droni. I dati così acquisiti vengono poi elaborati seguendo le richieste dei vari committenti che vanno da aziende private ad enti pubblici che chiedono un particolare monitoraggio del territorio, magari nell'ottica di una prevenzione del rischio idrogeologico. Noi abbiamo delle attività per conto dei ministeri, dei commissari straordinari per il rischio idrogeologico e anche per i gestori delle reti. Ad apprezzare le competenze di questa società lucana anche l'ONU, che da alcuni anni utilizza le sofisticate tecnologie di telerilevamento made in Basilicata per monitorare il rischio di esperimenti nucleari in giro per il mondo. Nel 2013 siamo stati in Giordania e nel 2013 e nel 2014 stiamo fornendo loro delle piattaforme che vengono montate a bordo di elicotteri e aeroplani. Le competenze acquisite nella scomposizione dei dati e nella loro perfetta ricostruzione digitale ha permesso a questa realtà di allargare i propri orizzonti alla valorizzazione dei beni culturali per una migliore fruizione virtuale delle opere d'arte. All'attivo un progetto con i Musei Vaticani, ma c'è un altro settore foriero di sviluppi, quello delle realizzazioni per il cinema in 3D, che attraverso la ricostruzione digitale dei più svariati scenari e costruzioni reali riesce a raggiungere ottimi risultati con una notevole economia nella produzione audiovisiva. L'obiettivo sarà quello semmai di cercare di introdurci nel settore cinematografico facendo nascere da Geocart semmai una costola, un settore che principalmente farà computer grafica. È un messaggio molto forte per le nuove generazioni perché ci si può esprimere rimanendo nel proprio territorio.